Bentornati in studio per gli aggiornamenti delle notizie di oggi a cura del Corriere di Sciacca.it. Gli attuali positivi in provincia sono 358. La curva epidemica continua a scendere grazie alla differenza fra nuovi contagi e guarigioni. Quest'ultime già da diversi giorni risultano superiori ai nuovi casi di positività. Il report dell'ASP di Agrigento riferito a ieri registra 5 nuovi positivi e 43 guarigioni. Anche i ricoveri seguono l'andamento in discesa. Gli attuali ospedalizzati sono 26, 2 in terapia intensiva. A Sciacca i positivi sono 8 e a Ribera 13. Approvata dalla Giunta Comunale di Sciacca la delibera del progetto di fattibilità tecnica per la realizzazione di un'oasi per il ricovero di cani e gatti, redatto dal dirigente del sesto settore Aldo Misuraca. La realizzazione è prevista in località Maragani, su un terreno di proprietà comunale a 13 km dal centro abitato di Sciacca, che si estende per 61.000 metri quadri. L'importo complessivo dei lavori previsto è di 6.701.000 euro e per finanziarli bisogna trovare risorse da bandi nazionali e comunitari. Il segretario generale della CGIL di Agrigento Alfonso Buscemi e il segretario provinciale della FLAI CGIL di Agrigento Giuseppe Di Franco condannano senza alibi il vile atto che ha subito il componente della segreteria della FLAI CGIL di Agrigento e presidente dell'Alpa Sicilia, Franco Colletti. A Colletti è stato danneggiato un uliveto con il taglio di 40 piante d'ulivo in contrada Nadore in territorio di Sciacca. Originale iniziativa del Comune di Sciacca, la Biblioteca Comunale Aurelio Cassar lancia un modulo online chiedendo consigli per l'acquisto dei libri che saranno acquistati con il nuovo finanziamento di 9.200 euro ottenuto dal Ministero della Cultura. Ogni lettore potrà suggerire un libro da acquistare e avrà tempo fino al 10 ottobre. Saranno esclusi i titoli già presenti in catalogo e i testi scolastici universitari. Siamo al calcio. Lo Sciacca, dopo la squillante vittoria di domenica scorsa contro il Profavara nel campionato di eccellenza, affronterà domani il turno infrasettimanale di Coppa Italia. Alle ore 15:30, per la partita di andata degli ottavi di finale del torneo, sarà al Gurrera Lacragas, contro cui l'Unitas Sciacca ha già giocato in campionato nella partita di esordio, perdendo 3-1. Il risultato di quel confronto potrebbe essere cambiato dagli organi federali, in quanto gli agrigentini utilizzarono un calciatore che era squalificato. E infine il presidente del Comitato Provinciale ASI di Agrigento Mario Cucchiara e il vicepresidente del Comitato Regionale Nadia Noto hanno preso parte a Cianciana all'inaugurazione del centro Padel Silva. A inaugurare la struttura è stato il presidente Alfonso Persia, che con la sua famiglia ha voluto realizzare un impianto moderno con due campi di gioco e servizi annessi da mettere al servizio della comunità ciancianese e del territorio circostante. Il Comitato Provinciale darà supporto al nuovo centro Padel Silva, che farà parte integrante del circuito di strutture Padel già presenti in provincia e affiliate ASI. Per il momento è tutto, noi ci fermiamo qui. Gio Prestia per il Corriere di Sciacca.it. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro numero WhatsApp